state chiedendo dov'è il cagnaccio. Il cane non è mio, è della dama misteriosa, e ovviamente essendo che andavo all'ospedale e qua e là gliel'ho riportato alla legittima proprietaria. Comunque, siccome appunto qualcuno chiede se è il mio cane, come faccio con il lavoro, che non è il mio cane, è il mio cane adottivo, e quindi ce l'ho quando posso, se no appunto ritorna nella sua casa normale di mura e giardino e cose che ha per vivere. Ho trovato parcheggio fuori dall'ospedale, non so con che botta di fortuna che l'ho trovato, e adesso mi faccio qualcosa da mangiare qua e poi andiamo a visitarci. Purtroppo in autostrada non c'era posto. Comunque la cosa più importante adesso è mangiare qualcosa. Allora, appunto, come dicevo, la location è questa. Non è proprio un posto dove mi piace stare, a dire la verità, qua non mi fa proprio, però vabbè, questione di qualche ora, poi ritorniamo sui monti. Adesso mi faccio qualcosina da mangiare, va. Hashtag acquisto dell'anno, magari con una mano funzionante sarebbe più comodo, ce la faremo. Mangiamo e poi andiamo a farci sta visita. Allora, non che non mi fido di Verona, ma non mi fido di Verona, cioè non mi fido di nessuno in città, a dire la verità, purtroppo. E allora adottiamo il classico metodo. Tac. Ritornato al mio furgone, non ho più il gesso, me l'hanno tolto, così posso muovere la mano e guidare senza che mi arrestano. E cosa positiva, mi operano qui entro 7 giorni, mi hanno detto che mi faranno l'operazione. Ho strappato un legamento e mi hanno fatto vedere con un disegno su un foglio di carta in cosa consiste l'operazione. Complimenti per la professionalità qua a Verona. A Trento mi hanno detto dobbiamo operare. Ho detto ma in cosa consiste? Bisogna mettere dentro un ferro. Questo mi ha detto. Mi ha detto ma un ferro, cioè quanto ferro bisogna ricostruire? Vabbè, qua invece mega gentile il medico e mi ha spiegato tutto, cosa, come faranno, quanti giorni, andrà per le lunghe. Questo l'ho capito, me l'ha spiegato, mi ha detto che me lo sono strappato nel posto opposto dove se lo strappano gli altri, perché se faccio le cose io le faccio fatte bene. Quindi niente, adesso ritorno a Trento, poi entro 7 giorni mi daranno l'operazione e dopo l'operazione un mese e mezzo barra due di riabilitazione. Sarà lunga, il 2021 oramai si può dire che lavorativamente parlando è finito. Amen. Che vuoi farci? Succede. Bastava che stavo a casa con la moto e non mi succedeva niente. Anzi, se mi mettevo in una bolla di polistirolo non mi succedeva niente. Questo è quanto. Allora, adesso si ritorna a Trento e si abbandona questo posto. Fra cui lì c'era anche un collega van lifer. Non lo so se per scelta o per forza quello. Comunque, vabbè. Torniamo al nostro Trentino. Allora, una buona notizia, ci hanno prenotato l'operazione fra 2 giorni, quindi buona notizia, mi hanno detto che mi tengono lì una notte e poi il lunedì mi fanno l'operazione, appunto. Questa è una buona notizia, sono un po' agitato a dire la verità, però dai, speriamo andrà tutto bene. Nel frattempo io e il cane del demonio siamo arrivati qua alle piramidi di Segonzano e andiamo su a guardarci queste piramidi, che non l'ho mai vista anche se abito qua in Trentino. Ora qua ci sarebbe una guida, bisogna accedere alla rete wifi, cose del genere. Basta tirare, adesso ti libero. Lassù si intravedono le piramidi, il van l'abbiamo messo là,
e andiamo. Qua c'è anche un ognometto che ci piacciono tanto, è un bel po' di umidità, ovviamente sarebbe a pagamento, però appunto è chiuso perché siamo fuori stagione, quindi è gratis. Andiamo. Si intravedono le piramidi di terra e un cane disagiatissimo. Ah, che bello, un po' freschino. Aspettami, piramidi. Vai cane, vai. Che il sentiero per il primo tronco non è proprio semplicissimo, cioè è semplice, però non per il vecchietto col bastone, insomma. Abbiamo una bella vista da qua, però cane di disagio è su lì, lo vedete lì nel bosco, perché fa finta di stare in avanti perché fa il leader, però poi si ferma a guardare se arrivo perché ha paura di rimanere da solo. Quelle lì, che belle. E un po' di quota e anche di temperatura, lì si intravedono e lì si vedono proprio quelle belle. Aspettami che se cadi giù muori. Andiamo avanti, lei sa già la strada anche se non è mai stata qua. Qua su sti sassi ci sta bene come temperatura, quasi tolgo la giacca. Ci stiamo avvicinando, lì c'è un punto panoramico con una bella panchina. Gli ho fatto anche delle fotografie, oramai è abituata dopo gli gnomi. Purtroppo la panchina è un po' scassata, però è un bel punto panoramico. Guardate il carino. Non viene? Dai, prendila. È una radice, scema, non puoi prenderla. Lo so che ti piace. Ti fa arrabbiare? Ma guarda queste radici che rimangono attaccate al terreno. Che tu volevi proprio questo, eh? Ma guarda che roba. Ma com'è possibile? Non ne cerchiamo un altro che siamo in un bosco? Ci serve questo proprio. Ehi, guarda che se vieni in un colpo cadi giù qua. Vieni che andiamo, dai, dai, ne cerchiamo un altro, siamo in un bosco, dai, andiamo. Ti vedo! Andiamo! Vieni! Vieni! Lascia lì quel tronco che ne cerchiamo un altro, dai! Vieni! Allora, il percorso gruppo 1 era abbastanza accidentato, adesso andiamo a provare il percorso 2 e il percorso 3, secondo gruppo e terzo gruppo. Vediamo, tu devi andare giù per il fiume, eh? Andiamo. Questo forse è più semplice come percorso. Qua si vedono di nuovo le piramidi, quelle è il gruppo che siamo andati a guardare prima, e siamo arrivati lì dove c'era la panchina e intravedevamo quelle piramidi là. Ovviamente c'è tutta la spiegazione e appunto collegandosi al wifi c'era scritto anche che c'era un'audioguida che io non sto ascoltando perché
sono sempre il solito. Però andiamo avanti. Tu dove vai? Da quella? Allora, per fortuna che ci hanno scritto che c'è un fungo qua. Fungo. Hai visto che c'era un fungo? Che c'è anche il cartello? Qua c'è un fungo. Allora, secondo gruppo, terzo gruppo, punto panoramico, 5 minuti. È ripida, è lì. Andiamo da questa, poi andiamo dall'altra. Ora è lì una. Ma dove sono le piramidi, Olimpia? Dove sono le piramidi? Eccole. Che bello qui, eh? Ho dato una testata. Quanto sei disagiata. Comunque è incredibile come rimangano su quei sassi enormi sopra a quelle montagne. Proprio particolare. Vero? Ti sembra particolare? Che particolare quel bastone pieno di schegge. Andiamo, dai. Ma siccome noi siamo due temerari, siamo venuti sotto la piramide. Vero? Guarda che sassone che c'è sopra. Ne abbiamo paura. Prima eravamo laggiù. Adesso ritorniamo indietro e andiamo a guardare le altre. Comunque, tanta roba. Secondo gruppo. Sembra ci sia anche una passerella per vederle. Hai visto la passerella? L'hai mangiato che sbavavi, ma perché? E quello che abbiamo appena visto, veramente bello, con tutto quel terrazzo panoramico, veramente sembra, queste cose qua si vedono tipo in Canada, quelle cose lì, invece no, ci sono anche in Trentino. Quello che abbiamo appena fatto era il secondo gruppo, adesso andiamo al terzo gruppo, area picnic, che è da questa parte qua, mi dice altri 25 minuti. Comunque è un bel giretto, insomma, da fare, non è male. Vediamo. Ne abbiamo una solitaria qua, da sola, poverina, non si sentirà abbandonata.
È carino camminare fino qua, vero? Se ci portavamo l'acqua era meglio. Ci sono tante panchine con punti panoramici. Ce n'è una lì, le altre erano quella. Non è male. È una gita diversa che vi consiglio anche in estate. Secondo me c'è più gente in questo periodo qua, autunno non si paga neanche. Il prezzo del biglietto, da quello che so, è per aiutare economicamente a chi tiene queste panchine e questo terreno, e si paga appunto eventualmente 3 euro, dai, si può fare, insomma. E da qui non serve che passi sotto, che è pericoloso. L'ultima prospettiva, adesso dobbiamo tornare giù lì in fondo dove vedete quel tornante lì. È lì dove abbiamo parcheggiato il van. Torniamo alla base. Non sporgersi, mi raccomando. Non mi pare il caso. Andiamo? Vieni! Torniamo indietro. Strada facendo, ci siamo imbattuti in questa cosa qua. E non ho idea di cosa sia. E se qualcuno sa cosa possa essere, ce ne sono due. Ce n'è un'altra un po' più avanti. Scrivetemelo qua sotto perché non so cosa sia. Sembra una vomitatura, ma non capisco. Boh, qualche animale strano. Torniamo al van. Rientrati alla base. In estate c'è anche un punto ristoro. Il van l'abbiamo parcheggiato là e appunto si viene sulla pista. Ecco, spero vi sia piaciuta questa escursione con il cane del demonio. Ci vediamo alla prossima. Ciao.